Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Polifemo. In questa prima parte ci occuperemo della denuncia che la USB ha depositato nei confronti di ArcelorMittal, alla quale viene contestata una condotta antisindacale per ciò che riguarda l'assunzione del personale. Vi illustreremo quindi una serie di situazioni e sentiremo in viva voce anche quelle che sono le esperienze personali dei lavoratori. Ci troviamo fuori al Tribunale di Taranto perché oggi ci sarà la prima udienza relativa alla violazione degli accordi che viene contestata ad ArcelorMittal, ai sensi appunto dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Siamo in presenza anche di un rappresentante dei lavoratori che ha vissuto, il signor Vincenzo Mercurio, che ha vissuto appunto in prima persona, immagino, questo tipo di situazione. Mi dica pure. Abbiamo fatto la trattativa in questo periodo dove ci sono state riportate delle informazioni errate, quindi abbiamo avuto, diciamo, l'imbarazzo di dare le false informazioni ai lavoratori, quindi stiamo cercando di riparare questo danno. Infatti l'articolo 28 nasce proprio da questo atteggiamento. Tutta la situazione ha provocato che cosa? Che i lavoratori ci chiedono qual è stato il principio che noi erroneamente avevamo stabilito, e stiamo chiedendo un po' di trasparenza su quello che poi realmente è successo. Ci sono stati dei casi proprio eclatanti che lei ricorda di violazione? Certo, ci sono stati casi dove alcune persone hanno tutti i diritti, perché noi abbiamo stabilito in termini di legge, quindi professionalità e quant'altro, ci sono persone che hanno tutti i requisiti e si trovano fuori. Raccogliamo quella che è la testimonianza di un lavoratore, Giuseppe Rizzo, che vuole appunto raccontare ai nostri microfoni quello che gli è accaduto. Buongiorno a tutti, faccio presente che non sono parente del nostro rappresentante sindacale Rizzo Francesco. Niente, io faccio parte della classe degli impiegati dello stabilimento, ero un gestore di un magazzino di aria. Fino a una quindicina di giorni prima dell'arrivo delle lettere io ricoprivo la mansione di tecnico aria ghisa. Inspiegabilmente, in questo lasso di tempo, la mia stessa mansione è stata data a un'altra persona. Ora, fatto punto questo, tengo a precisare che ho un nucleo familiare di 4 bambini più una moglie a carico. 20 anni, come la maggior parte di tutti i lavoratori all'interno dello stabilimento, di anzianità. Allo stato dei fatti dovevo essere, non dico il primo a rimanere dentro, ma non avrei dovuto avere tante problematiche nel non essere messo fuori, diciamolo così. Inspiegabilmente, ho ricevuto la lettera il 29 di ottobre, nella quale venivo collocato in CIGS a 0 ore. Questo è, diciamo, in soldoni la mia esperienza lavorativa. Cosa succede adesso? Che molti probabilmente non è che non ne parlano, però hanno titubanza nel dire che la maggior parte dei nuclei familiari, se non tutti, hanno tutti quanti dei debiti, parliamo di mutui, di prestiti, dipendenze, chiamiamole così, che adesso come adesso nessuno più riuscirà a onorare. Sfido io una famiglia con 1000 euro al mese a pagare prestiti, mutui, bollette e far mangiare la propria famiglia. Quindi quello che sta succedendo qui non è soltanto a livello lavorativo, ma si ripercuoterà su tutto il sistema economico di Taranto e non solo. Non mi nascondo a dire che sicuramente, a me per primo, incominciano a levare le lettere di sollecito dei vari pagamenti che purtroppo adesso non si riescono più a onorare. Quindi cosa si aspetta, concludendo? Cosa mi aspetto? Giustizia è un parolone. Io mi aspetterei in queste sedi quantomeno delle risposte in questo momento, risposte alle quali ancora non abbiamo avuto chiarimenti. Prima di tutto questo fantomatico elenco, questa fantomatica lista in cui siamo stati tutti quanti posti per fare una graduatoria. La stessa cosa, non per discriminare l'appalto che sta lavorando all'interno dell'ILVA al posto dei sociali nostri, però non mi sembra logico che intere squadre sono state messe fuori e al loro posto sono stati presi ditte a paga globale, stiamo parlando proprio di spiccioli dati ai lavoratori, a fare le stesse mansioni che fino a 15 giorni prima dell'arrivo delle lettere li svolgevano loro.
Procediamo appunto con intervistare i soggetti che possiamo chiamare tristemente attivi di questa vicenda. C'è qui un lavoratore con il suo delegato sindacale, volete un po' chiarirci la situazione? Sì, praticamente la situazione è quella che comunque già sappiamo tutti, no? Una gran parte di lavoratori è stata mandata via dallo stabilimento in cassa integrazione pur avendo i requisiti, no, di legge. E quindi parliamo di gente con più figli, no? Con situazioni familiari particolari e niente, è rispecchiato quello che comunque noi stiamo dicendo tutti da mesi, che l'accordo sindacale non è stato rispettato e i criteri di legge sono venuti meno, quindi queste sono poi le prove, no? Che come dire, i lavoratori si trovano a tutt'oggi in una situazione grave. Ci spiega in brevi termini qual è la sua situazione, qual era la sua mansione? Allora, praticamente io ho fatto tantissime mansioni e la cosa che diciamo che sto nervoso, ansioso ancora perché mi è venuta l'ansia, è che io la mia mansione prima era quella dello svincolo, il materiale praticamente che arrivava, lo scaricavo e io poi controllavo senza diploma col metro, calibro e davo l'ok per i pagamenti a Ilva. E poi dopo sono stato spostato perché ho chiesto troppo, giustamente chiedevo un livello superiore che non mi è stato dato e quindi mi hanno parcheggiato in un magazzino di zona. E sto incazzato perché comunque sia, cioè, mi sento discriminato, mi sento, vedete, vestito proprio, cioè, i capelli fatti a occhio perché ho perso la mia autostima, quello è tutto. Quindi non soltanto un danno economico ma anche un danno a livello morale? Molto. Raccogliamo ancora testimonianze di chi giustamente oltre alla giustizia cerca anche delle risposte a quanto accaduto. Quali sono state le vostre esperienze? Beh, l'esperienza con Mittal parte in maniera negativa ovviamente, in quanto tutti quanti si aspettavano la corretta applicazione di quelli che erano i parametri stabiliti tra la stessa azienda, con il governo e con il sindacato. E questo ha disatteso tantissimo i lavoratori, insomma. Nello specifico la tua esperienza qual è stata? La mia esperienza è quella di essere il secondo più anziano di stabilimento, di postazione, parità di requisiti, per cui di livello, con il massimo degli scatti di anzianità, 4 figli fuori a discapito magari di gente che è single oppure gente che quasi tutti si trovano con parametri al di sotto dei miei, insomma. La sua esperienza invece qual è? Sì, 21 anni di Ilva e mandato a casa probabilmente perché sono scomodo all'azienda, scomodo al reparto, perché purtroppo ho sempre cercato di avere i miei diritti sia per una questione lavorativa di sicurezza e sia per una questione di diritti nel vero senso della parola, come operare in quella fabbrica dove ogni giorno rischiamo la vita tutti quanti. Quindi adesso mi trovo fuori perché probabilmente ero scomodo per qualcuno, tra l'altro delle beghe con certi capi dove loro hanno si sono tolti il sassolino dalla scarpa per questa situazione, potendo decidere chi stare dentro e chi stare fuori. Ad oggi non abbiamo risposto e chiediamo quindi una giustizia da parte anche del giudice per vedere un po' come sarà la storia. La situazione all'interno per quanto riguarda la sicurezza non è migliorata? No, anzi è peggiorata pure, perché con la riduzione del personale sugli impianti adesso chi faceva il lavoro di 2-3 persone adesso è costretto a farlo anche da solo, quindi ancora di più. C'è una situazione di sicurezza dove la gente ancora non è entrata nel meccanismo, solo che chi sta dentro purtroppo o fortunatamente si sente il salvato di turno, però non sa che sta rischiando peggio rispetto a quello che può essere, diciamo, il salvataggio che ha avuto da parte di Mittal. Questa è la realtà, almeno adesso. Poi per quanto riguarda gli investimenti si sta a zero, cioè abbiamo le acciaierie ancora che crollano, cioè abbiamo situazioni, l'infortunio ultimo ne dà una risposta, c'è stato un infortunio grave, un ragazzo si è ustionato la parte inferiore all'altoforno, però è stato tutto sommerso, adesso è rimasto così, nel vago questo infortunio, non si è capito bene come è successo, però questa persona è stata diciamo vittima di un infortunio grave, adesso è ricoverato, ha avuto 30 giorni di prognosi e non sappiamo qual è la realtà.
Queste sono le condizioni all'interno della fabbrica. È stata depositata una denuncia nei confronti di ArcelorMittal per la violazione degli accordi presi nel settembre dell'anno scorso per la riassunzione di alcuni lavoratori. Quali sono le domande che ci si aspetta di ottenere oggi, oltre naturalmente a una giustizia? Sì, ci aspettiamo delle risposte, ci aspettiamo giustizia perché è stato violato lo spirito e il contenuto dell'accordo per quello che riguarda l'informazione rispetto al subentro di ArcelorMittal, e da questo poi evidentemente sono stata una scelta dei lavoratori da assumere che non ha seguito alcun criterio se non quello arbitrario da parte dell'azienda, e questo è inaccettabile. Le violazioni pare ci siano anche per quanto riguarda alcuni accordi presi per mettere, diciamo, in sicurezza anche lo stabilimento, quindi non soltanto una questione contrattuale, pare anche che le condizioni di sicurezza non siano cambiate, che comunque lo stabilimento cade a pezzi. Lo stabilimento cade a pezzi, è un fatto gravissimo. Abbiamo chiesto al Ministro di intervenire perché evidentemente non è solo una questione che riguarda USB ma riguarda Taranto, i cittadini di Taranto, i lavoratori dell'Ilva e l'intero Paese, e il Governo dovrebbe sentirsi parte lesa come ci sentiamo noi da questa multinazionale che è venuta a promettere miliardi di investimento, al momento non abbiamo visto neanche un centesimo. Quindi in due parole dalla magistratura cosa ci si aspetta? Che come ha fatto nel passato si esprima ancora una volta a favore di questa città che è tanto vituperata, che ha bisogno di giustizia. Il signor Damone Alessandro, delegato USB, oggi la presenza di tante istituzioni, oltre a un folto gruppo di lavoratori che vedono violati i propri diritti, quindi qual è la situazione, se vogliamo insomma andarla a definire per bene? Ci sono sicuramente stati delle violazioni, quali sono stati i casi più eclatanti? Sì, sicuramente è evidente che ci sono state delle violazioni e per noi è prioritario schierarci dalla parte dei lavoratori, perché qua non si tratta soltanto di lavoratori ma si tratta di tutelare intere famiglie, e chiaramente a fronte di questa cosa andiamo incontro anche a dei disagi sociali non indifferenti. Noi siamo sempre dalla parte dei più deboli ed è chiaro che, ripeto, è evidente che non sono stati rispettati quelli che erano le situazioni primarie, cioè i criteri descritti in quell'accordo firmato e sottoscritto anche da noi dal 6 settembre. All'interno della fabbrica non si vive una situazione di totale sicurezza, anzi pare che le condizioni a detta di tanti lavoratori che abbiamo ascoltato siano addirittura peggiorate, che sono proprio di questi giorni degli ultimi incidenti. Sì, anche all'interno della fabbrica, anzi soprattutto all'interno della fabbrica, non si vive una situazione sicuramente psicologicamente e fattivamente bella anche e soprattutto sull'aspetto della sicurezza. Noi siamo testimoni del fatto che siamo in prima linea tutti i giorni, io insieme ai miei colleghi, a denunciare in prima persona tutti quelli che sono gli scenari purtroppo brutti sulla sicurezza, che non hanno visto un miglioramento, anzi hanno visto un peggioramento rispetto a quelle che erano le situazioni precedenti. Assessore regionale Cosimo Borraccino ovviamente non ha bisogno di ulteriori presentazioni, ci troviamo oggi qui al Tribunale di Taranto per ricevere delle risposte giustizia in relazione alle violazioni che sono state commesse per l'assunzione del personale, quindi non sono stati rispettati quegli accordi che erano stati presi nel settembre del 2018, che cosa ci aspettiamo oggi? Io penso che quando c'è un tema come questo, quando ci sono i diritti dei lavoratori, soprattutto su una vertenza complicata, complessa come quella dell'ex Ilva, oramai bisogna dire Mittal, le istituzioni non possono che essere presenti a fianco non solo dei lavoratori ma di un'intera cittadinanza, di un popolo. E allora la presenza come assessore allo sviluppo economico, insieme a quella del presidente Emiliano che arriverà qui tra qualche minuto, sono proprio a testimoniare la vicinanza ai lavoratori, il capire i criteri di assegnazione dei lavoratori in cassa integrazione e quindi nell'amministrazione straordinaria a cosa è dovuto, il perché di questa vicenda. E quindi su questo tema noi non faremo mancare la nostra vicinanza ai lavoratori, anche con azioni oltre che di vicinanza come quelle, di testimonianza come quella di oggi. Lo abbiamo anche annunciato durante un'assemblea molto partecipata domenica scorsa a Taranto, al Palazzo della Provincia, con delle misure importanti di sostegno al reddito, perché questi lavoratori vanno sostenuti attraverso dei corsi di riqualificazione professionali che prevedono un'indennità oraria, ma anche attraverso
un progetto che stiamo portando avanti di lavoro di pubblica utilità che metterà sicuramente nelle condizioni questi lavoratori di poter integrare un reddito che in alcuni casi, e per questo chiediamo anche approfondimento, e bene ha fatto l'organizzazione sindacale a presentare questo ricorso avanti al Tribunale che si discute oggi per capire quali sono i criteri, perché ci sono persone monoreddito, addirittura con figli portatori di handicap, con gravi disabilità, che sono stati inseriti in questa elenco. Ovviamente nulla nei confronti dell'azienda, ma nessuna posizione preconcetta, ma noi vorremmo instaurare delle corrette relazioni non soltanto sindacali, che attiene alle organizzazioni sindacali, ma anche dal punto di vista politico, perché si deve capire che su Taranto non si può venire come al solito, come si è fatto per 20 anni, a colonizzare questa comunità. Assessore, uno sviluppo economico non può prescindere dalla sicurezza. Di pochi giorni anche è successo, insomma, recentemente il verificarsi di ulteriori incidenti sul lavoro all'interno dello stabilimento. Ecco, voi anche come regione, come intendete provvedere a questa situazione? È un ragionamento ampio e complesso che prevede la presenza all'interno dello stabilimento vero e proprio e delle ditte assegnatarie dell'appalto. Da questo punto di vista, per quanto riguarda il mondo dell'appalto, noi abbiamo già segnalato, e lo faremo con una posizione ufficiale dell'assessorato allo sviluppo economico nelle prossime ore, proprio per chiedere, rispetto al costo medio orario dei lavoratori, di inserire l'adeguata parte che riguarda la prevenzione sul lavoro, la sicurezza. Perché? Perché questo tema ci mette nelle condizioni di paghe orarie che, se le aziende dovessero rispettare, le aziende appaltatrici, parliamo delle aziende della provincia di Taranto, dell'appalto tarantino, se dovessero rispettare questi orari, saremmo nelle condizioni di non poter garantire il minimo di sicurezza sui luoghi del lavoro, che è un altro aspetto importante, oltre a quello più di emergenza, che è rappresentato dal tema ambientale. Quindi ambiente, quindi sicurezza, ma anche criteri certi rispetto alla designazione di questi lavoratori che sono stati messi in cassa integrazione. Spostiamo un attimo la situazione su un piano nazionale, concludendo. È stata violata anche una sentenza della Corte Europea dei Diritti sull'uomo. Quindi cosa vi aspettate dal governo per l'attuazione di questa sentenza? Ci aspettiamo che faccia il governo del cambiamento, ci aspettiamo che rappresenti davvero il governo del cambiamento, ci aspettiamo che, oltre alle parole dette, agli slogan detti in campagna elettorale, ci può anche stare, adesso dopo 9 mesi di governo ci siano delle posizioni con la schiena dritta da parte dell'assessorato del Ministero allo Sviluppo Economico e al Lavoro, perché Taranto ha dato troppo, e quindi ci aspettiamo quel rispetto di quella sentenza, che è una sentenza in chiaroscuro, perché riconosce alcuni diritti ma non riconosce l'indennizzo. Ebbene, questa sarebbe l'occasione da parte del governo di intervenire direttamente per indennizzare quelle persone che hanno avuto il riconoscimento delle loro ragioni fondate per quanto riguarda il ricorso alla Corte Europea di Strasburgo, ma non gli è stato poi riconosciuto invece quello che dovevano dare. È stata depositata una denuncia contro ArcelorMittal perché non sono stati rispettati quegli accordi e quei termini contrattuali, appunto, per l'assunzione del personale. Cosa ci si aspetta oggi dalla giustizia? Noi aspettiamo che il Tribunale di Taranto faccia giustizia sulle pesanti discriminazioni che hanno subito centinaia di lavoratori che oggi stanno qua, tra l'altro, a testimoniare quanto stiamo dicendo. Noi abbiamo ascoltato già qualche parere, diciamo così, in prima persona dei lavoratori, ma quali sono stati i casi più eclatanti? Beh, abbiamo di tutto, abbiamo dalle pulizie civili che durante gli incontri ci hanno detto in alcune aree come la laminazione, riconfermiamo tutti, salvo poi scoprire che erano tutti fuori, a quella logica dell'applicazione dei criteri che a parità di livello prevedevano la prevalenza dei carichi familiari, abbiamo gente con 4 e 5 figli che sta fuori, cioè persone che hanno mutui sulle spalle, che stanno vivendo il dramma purtroppo della cassa integrazione dopo 20 anni, dopo aver dato e averci rimesso anche la salute in quello stabilimento, perché l'altro aspetto negativo di tutta questa storia sono coloro che, a causa delle attività svolte in stabilimento, sono stati, come dire, trasferiti in altri ambiti e oggi si ritrovano fuori. Tutto questo si ripercuote anche in quella che è la sicurezza, ovviamente all'esterno dello stabilimento, ma anche all'interno. Infatti pare che anche in questi ultimi giorni si siano verificati degli incidenti, quindi anche da questo punto di vista ArcelorMittal non ha provveduto, cioè cade a pezzi lo stabilimento. Sì, noi l'abbiamo già dichiarato più volte, lo stabilimento sta cadendo a pezzi, nulla si è fatto rispetto all'entrata di Mittal, promesse di investimenti, ma finora, da quanto ci risulta, non ci sono neanche gli ordini per
incominciare a fare le grandi manutenzioni che noi pretendevamo per mettere in sicurezza lo stabilimento. Quindi, fino ad oggi, se devo dare un giudizio su ArcelorMittal, il giudizio è completamente negativo. Oggi saranno presenti, alcuni sono già arrivati, dei rappresentanti anche della Regione, il consigliere Borraccino, l'assessore Borraccino, ci sarà anche il presidente della Regione Emiliano. Da loro che cosa vi aspettate? Quale tipo di intervento? Io li ringrazio perché hanno preso una posizione scomoda, perché non è facile, come dire, mettersi dalla parte dei più deboli, però il presidente e il consigliere Borraccino hanno dimostrato grande sensibilità nei confronti di quelle persone che, ribadisco, ingiustamente sono stati messi fuori il mondo del lavoro. La denuncia contro ArcelorMittal ha smosso davvero tanta gente sotto vari piani, abbiamo i lavoratori, abbiamo i rappresentanti istituzionali, abbiamo anche attivisti come appunto Luciano Manna, attivista di Peaceling. La situazione, ecco, da un punto di vista anche ambientale, oltre che lavorativo, come viene in qualche modo qualificata? Viene squalificata in tutti i sensi, perché abbiamo davanti questa, facciamo un piccolo esempio, piccolo che non è piccolo, è molto grande, la costruzione della copertura dei parchi che avviene in totale violazione del testo unico ambientale, c'è la falda inquinata, quindi omessa bonifica, quindi parliamo anche di cose che attengono al codice penale. E ci rendiamo conto che la questione ex Ilva in gestione ad ArcelorMittal comprende tanti campi e quindi non soltanto una questione ambientale ma anche una questione sociale. L'accordo di settembre viene completamente disatteso, ci sono padri di famiglia che hanno 4 figli o persone che hanno i disabili che sono stati messi in cassa integrazione. Sulla questione ambientale noi siamo sempre pronti sulla denuncia e l'USB ci ha anticipato sulla questione lavorativa di poco, sono stati i primi a denunciare, ma noi appunto stiamo raccogliendo come liberi cittadini questa raccolta firme e depositeremo i primi di marzo che appunto va a denunciare le missioni non convogliate e secondo noi viene disatteso, violato l'articolo 674 del codice penale, getto pericoloso di cose, perché le missioni di ArcelorMittal violano completamente tutte le norme, avvengono in maniera diffusa e non convogliata. Un esempio su tutte, le cocherie sprigionano benzapirene a tutte le ore del giorno, per cui siamo la città e l'attivismo deve essere anche accanto e pronta a fare solidarietà non soltanto sulle questioni ambientali ma anche sulle questioni sociali. Pertanto la denuncia dell'USB deve essere assolutamente supportata. I toni ovviamente si scaldano, c'è tanta tensione, c'è tanta attesa, ma c'è anche chi affronta questa situazione con un po' più di pacatezza. Qual è la sua situazione? Io, una bimba di 2 anni e mezzo, di 3 anni e mezzo, moglie a carico a casa dall'oggi a domani. Diciamo che il mio allontanamento dall'azienda è stato virato in quanto personaggio scomodo, testimone d'ambiente svenduto, conto l'azienda, denunce per far rispettare la sicurezza. Sono stato mobbizzato in quanto quando è morto il ragazzo Francesco Zaccaria, mio collega, giù a Ima, aerotecnico, dall'oggi a domani sono stato spostato da quel reparto perché continuavo a far rispettare la sicurezza nel reparto. E quindi l'azienda con questo accordo ha pensato bene di togliere tutti i personaggi scomodi innanzitutto e poi attenersi le persone loro più comode. Infatti dopo che cito fuori il fatto che i criteri non sono stati rispettati, molti miei colleghi sono stati assunti senza criteri, senza sapere perché, solo perché amici degli amici della FIOM, WILM, questo è stato il problema. Io sono stato sempre contrario a questo accordo, nonostante sia scritto all'USB, sono stato sempre contrario anche nel modo in cui hanno fatto il referendum, non si è capito niente. Siamo trovati a votare senza capire bene questo accordo. Quindi oggi nello specifico lei cosa si aspetta di ottenere? Quali tipi di risposte? Vediamo cosa dice il giudice, se è stato rispettato o no questo accordo, ma la vedo dura. Perché nel momento in cui dirà il giudice, sì, l'accordo non è stato rispettato, cosa faremo? Io vengo assunto. E in che reparto andrò a finire? Non lo sappiamo questo. Perché può darsi pure che l'azienda farà come ha fatto con i Riva tanti anni fa, mi metto dietro una scrivania senza fare niente, mobbizzato, tra 6 mesi che da cassa integrazione vengo messo di nuovo fuori. Questo è stato, cioè molte cose non le stanno dicendo perché non sanno in quella dentro come funziona la situazione, non lo sanno. Io sto in causa con l'azienda per mobbing, molti miei colleghi faranno la stessa fine anche con Mitta, sono sicuro di questo. Ho letto un articolo della FIM di Dalò dove dice che fino a ieri c'è stata cassa integrazione e nessuno ha detto nulla, era diversa.
se fossimo stati assunti tutti quanti e chiesta poi la cassa integrazione per tutti, si veniva spalmata su tutti gli operai come abbiamo fatto finora. Invece qua c'è stata proprio una selezione di operai serie A e lavoratori serie B e non è stata veramente una cosa, guarda, non sappiamo come fare, è stata veramente una cosa vergognosa. Questo accordo non doveva essere firmato, assolutamente no, perché veramente non sappiamo, come vedi la disperazione c'è? Sì, infatti se il mio operatore mi segue, ci avviciniamo direttamente lì dove diciamo gli animi sono un po' più riscaldati, ci sono anche altri colleghi che stanno in qualche modo monitorando la situazione, quindi ci avviciniamo un attimo. Salve, buongiorno, la vedevo prima particolarmente agitato, immagino che l'esasperazione abbia raggiunto certi limiti. Capisce, se facciamo la fame, e questo è il limite, le criteri ce l'hanno rispettato, tutte cose pannucche si daranno, non se ne ha fottuto nessuno in un cazzo. Cioè, capisco assolutamente la sua rabbia. Più finanziamento, non stiamo pagando più niente. E ovviamente questo stato si paga. Questo stato di agitazione si ripercuote anche nel lavoro, creando magari delle problematiche sia con gli altri colleghi, sia a livello di sicurezza. Ci mancherebbe, questa è la città di Taranto. E cosa si aspetta oggi? Niente. Un po' sfiduciato. Molto, molto. Dopo 18 anni ci troviamo in queste condizioni. Pensa un po' tu come siamo noi. Questo, che andiamo a fare la lotta tra poverite, non va bene così. Tutti che è una città che abbiamo maltoria tutti i giorni da questi. Raccogliamo un'ulteriore testimonianza in questa giornata abbastanza movimentata. Sono in compagnia di un altro operaio Ilva in cassa integrazione, nello specifico Aldo Schieri, che ha qualcosa di molto interessante da raccontarci. Sì, vabbè, noi nei giorni scorsi ci siamo incontrati anche in regione col presidente Emiliano, perché avevamo già messo in preventivo quello che sarebbe accaduto in questi giorni, o meglio che i lavoratori si sono ritrovati molti soldi in meno, molta gente non si è trovata le famose 80 euro di Renzi, si sono trovati assegni familiari dimezzati, si sono trovati lo stipendio diviso in due, perché oggi una parte ci paga l'Ilva in amministrazione straordinaria e l'altra parte l'INPS. Quindi il malcontento sta crescendo. Noi avevamo già previsto questo, avevamo chiesto a un gruppo di operai un incontro con il governatore di Puglia Michele Emiliano, siamo riusciti, il presidente ha capito la situazione, ha subito convocato un tavolo con i sindacati domenica scorsa, siamo andati, abbiamo letto un documento firmato da moltissimi operai. E quindi adesso, poi dopo quell'incontro siamo andati anche dai portavoce 5 Stelle, perché noi in questo documento chiediamo un tavolo tecnico, perché noi lavoratori non vogliamo rimanere a casa con questi stipendi a dir poco da fame, vogliamo essere ricollocati, anche perché anche le politiche 5 Stelle hanno sempre detto questo, ricollocazione nelle bonifiche dei lavoratori, ed è giusto che queste adesso ci inseriscono in queste bonifiche. Abbiamo chiesto quindi un tavolo con la Vera Corbelli, che ricordiamo è il commissario per le bonifiche, abbiamo chiesto un tavolo con il governo, quindi con i portavoce ionici che ultimamente si sono visti pochi sul territorio, e con la Regione Puglia, che ad oggi si sta interessando. Oggi c'è questo incontro qui che è importante, molto importante, perché si discute sull'antisindacalità di questo documento, di questo patto che ci hanno fatto firmare, questo accordo tra governo e sindacati. Quindi è importante, perché da qui si possono aprire tanti scenari. Io personalmente sto facendo ricorso tramite il mio legale personale, e quindi oggi siamo in attesa, perché è molto importante, ripeto. Stiamo raggiungendo l'aula dove si svolge appunto l'udienza. È appena arrivato il presidente della regione, che giustamente aveva fretta di raggiungere il posto. Adesso raggiungiamo l'aula e cerchiamo di capire un po' la situazione, come procede. Siamo all'esterno dell'aula dove si sta tenendo l'udienza e cerchiamo di capire cosa sta accadendo. L'avvocato di parte è appena uscito e sta un po' verificando il tutto. Per la prima volta si porta in tribunale ArcelorMittal. Sì, abbiamo sostanzialmente depositato il 28 accusandolo di comportamento antisindacale. Nel corso delle riunioni successive all'accordo del 6 settembre,
ci eravamo dati degli intendimenti che sono stati disattesi. Lo stesso accordo è stato messo in discussione nell'applicazione dei criteri per la scelta del personale e quindi dopo svariati tentativi di chiudere bonariamente la questione abbiamo dovuto ricorrere al Tribunale di Taranto. Ci sono degli aggiornamenti all'aula? Senti, la cosa sta andando avanti, chiaramente loro secondo me si arrampicano sugli specchi perché qua c'è un vizio di forma, una multinazionale, un'azienda di questo tipo, una trattativa che dura 18 mesi, un governo che ha dovuto fare 12 decreti per affidare Ilva non può dire ho fatto tutto bene, cioè io mi limito a dire, quantomeno mi aspetto che il giudice dica tirate fuori i documenti e dimostrate che avete fatto e date la possibilità ai lavoratori di verificare se stanno giustamente fuori oppure ingiustamente fuori, quello che stiamo sostenendo noi, cioè, però sarebbe assurdo, lo dico, avere una sentenza senza documenti in mano, perché non stiamo inventando questo. Quindi per oggi crede che se ne verrà a capo, detto proprio francamente? Per me è abbastanza chiaro la dinamica, mi limito a dire o qua 1800 lavoratori sono impazziti, 1500 lavoratori che dicono guarda che c'è un'anomalia, oppure ha ragione Mitta, le strade sono due. Dal nostro punto di vista noi pensiamo, perché quello stabilimento lo viviamo, conosciamo le persone e tra l'altro abbiamo fatto la trattativa, l'ho specificata al giudice, credo di essere l'unico in quella stanza che ha fatto tutti gli incontri della trattativa, tutti, non ne ho mancato uno e ricordo parola per parola che ci siamo detti, non abbiamo mai concordato nessuna terzializzazione di attività, cioè non abbiamo concordato che i lavoratori Ilva andavano a casa e venivano sostituiti da altri lavoratori dell'appalto, tra l'altro a cui si applicano benchmark economici molto più bassi, quindi si rischia pure un meccanismo a catena in cui c'è lo sfruttamento dello sfruttamento, non abbiamo concordato queste cose. Avevamo tra l'altro anche suggerito di fare attenzione ai lavoratori che hanno la categoria protetta, noi abbiamo fabbricato negli anni centinaia di lavoratori che purtroppo a causa dell'attività che hanno svolto all'interno dell'ILVA hanno subito danni fisici, anche là abbiamo chiesto attenzione e oggi scopriamo sostanzialmente che la stragrande maggioranza di questi lavoratori sta fuori, quindi dal nostro punto di vista sono stati traditi i principi fondanti di quell'accordo che prevedeva in una prima fase 8200 lavoratori e poi man mano che si alzava la produzione, quindi il richiamo di tutti gli altri. Ad oggi ArcelorMittal questo non l'ha fatto. Ovviamente gli operai Ilva in cassa integrazione mi hanno chiesto di essere presente e sono venuto. Chiunque, ovviamente compatibilmente con le mie attività di lavoro, vuole l'attenzione della Regione Puglia ha diritto ad averla. Questo non vuol dire che la Regione stia con un sindacato piuttosto che con un altro, ci mancherebbe. D'altra parte ogni volta che qualunque sindacato ha bisogno del nostro sostegno, noi ci siamo sempre. Abbiamo sostenuto il sindacato tutto nella trattativa con il governo e con i nuovi acquirenti di ArcelorMittal. Adesso dobbiamo verificare se quell'accordo è stato rispettato oppure no. C'è il dubbio da parte di molti lavoratori che la scelta tra coloro che sono rimasti in fabbrica e coloro che invece sono in cassa integrazione sia stata fatta non con dei criteri oggettivi, secondo il bisogno, secondo non lo so, la condizione dei figli, della famiglia, l'età, l'anzianità, sono tutti criteri, certo, tutti tristi, ma almeno oggettivi. Qui c'è il rischio che siano stati eliminati dalla fabbrica tutti quelli che avevano una maggiore capacità di far rispettare il diritto proprio e quello dei propri colleghi. E quindi ovviamente era una cosa molto importante, mi auguro che diciamo, l'ordinanza che uscirà da questa vicenda possa diciamo, accontentare tutti e fare giustizia, perché di questo è sicuramente molto importante. Dopodiché sono qui come al solito in punta di piedi, cioè nel senso che forse qualcuno si potrà meravigliare di trovare il Presidente della Regione normalmente in mezzo alla strada, in mezzo alle persone, dove ci sono i problemi, dove non sempre ci applaudono, ma anche dove bisogna andare a sentire, capire, però questo è il mio lavoro, non ho altro da aggiungere. E lo dico col massimo, diciamo così, della modestia possibile. Se non stai in mezzo alle persone è difficile che tu riesca a capire poi quello che devi fare. Ha seguito qualche minuto di udienza da sì. Magistrato, che idea si è fatta? No, vabbè, io ho seguito solo alcune testimonianze, quindi non posso assolutamente. Sono certo che la competenza del giudice, la sua esperienza troverà la giusta, il giusto equilibrio, perché ovviamente è un lavoro difficilissimo quello del giudice in questa materia, deve trovare
un equilibrio che tuteli i diritti sindacali e contemporaneamente consenta all'azienda di esercitare il proprio diritto. Quindi bisogna verificare se nell'esercizio di alcuni diritti l'azienda non abbia soffocato, diciamo così, o reso più difficili l'esercizio dei diritti sindacali. Gli agricoltori della provincia di Taranto chiedono che si possa replicare ciò che è stato fatto in Sardegna. È possibile agire in tal senso con fondi regionali? No, sono sicuro che Salvini, come ha dato i soldi a quelli della Sardegna, li darà pure a quelli delle arance. Oppure è perché in Sardegna c'è la campagna elettorale e qui no. Noi comunque incontreremo i nostri agricoltori e cercheremo di capire, perché il vero problema è che questo paese non è governato e quindi ovviamente ogni categoria, gli operai, gli agricoltori, il mondo della scuola, si sente non rappresentato da chi li governa. Questa è una catastrofe gravissima, uno dei motivi per i quali sono costretto a girare continuamente per la Puglia, a fare migliaia di chilometri, e che devo dare certezza ai pugliesi di essere rappresentati dalla loro regione, perché sennò altrimenti è impossibile la convivenza civile ed è impossibile il progresso economico e fare delle cose insieme, perché da soli nella confusione, nel conflitto, insomma, i ministri perdono tempo a fare i comizi elettorali, come avverrà oggi a Bari, e non governano il paese, non si interessano della criminalità organizzata, non si interessano di tante problematiche che dovrebbero tenerli più negli uffici che a fare i comizi in piazza, peraltro neanche per le elezioni vere e proprie, ma per le primarie, cioè una roba veramente fuori dal mondo, cioè mai visto un ministro degli interni che normalmente dovrebbe fare astensione durante tutti i momenti elettorali, perché il sorveglianza è numero uno di qualunque percorso elettorale, fare invece la parte del giocatore, anche perché è evidente che a Bari il nome del candidato non se lo ricorderà mai nessuno, è candidato Salvini a sindaco di Bari, e quindi evidentemente questa è la tragedia che rischia il capoluogo della regione. Per quanto riguarda l'osservanza della sentenza della Corte Europea, cosa si aspetta dal governo? Ma io ho già detto che il governo farebbe bene a non impugnare la sentenza e ad allargare il risarcimento misero, ma di 5.000 euro a persona, che è stato assegnato a ciascun ricorrente, di allargarlo a tutti i cittadini di Taranto e a fargli recapitare i soldi a casa. Il giudice del lavoro Lorenzo De Napoli ha aggiornato l'udienza al prossimo 19 marzo. Saranno ascoltati altri testimoni. Comunque i lavori del procedimento proseguono spediti, visto che oggi vi è stata l'audizione di numerosi testi. Finisce qui questa prima parte di Polifemo relativa alla USB e alla denuncia di condotta antisindacale nei confronti di ArcelorMittal. Adesso andiamo in pubblicità e poi rientriamo per la seconda parte di Polifemo.